Io vorrei ringraziare tutti i genitori. Scusate. Che ieri ci hanno fatto passare avanti. La bambina era a rischio collasso. Ora la bambina sta meglio. Magicamente è uscito il posto. E ieri c'era mia figlia, c'era un'altra bambina con una febbre a 40, c'era una bambina che vomitava sangue. Allora, io non mi sento di dire che l'emergenza di mia figlia fosse più emergenza delle altre figlie. Mi sono sentito male quando, perché avevo creato, diciamo, questa situazione, mi hanno dato un posto letto e la possibilità. Non è questa la maniera. Io oggi vi ho chiamato e vi ho chiesto di passare questa testimonianza perché voglio continuare per quei genitori e perché qui ogni giorno mettono a rischio la vita. Non chiamatelo ospedaletto. Maurizio Mastrorilli ha una bambina. Dopo una settimana passata facendo avanti e indietro tra gli ospedali, domenica pomeriggio la piccola si sente male, vomita e ha numerose scariche di diarrea. Insieme alla moglie portano la bimba al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Dopo 2 ore di attesa, finalmente viene visitata, curata e dimessa nonostante la glicemia bassa. Tornati a casa, la figlia di Maurizio sta di nuovo male, ancora diarrea e vomito. Preoccupati, tornano all'ospedaletto. Alle ore 21 siamo tornati qua e qui abbiamo trovato 50 bambini in attesa circa. E noi, siccome eravamo stati dimessi, dovevamo ripetere la stessa procedura. Ora è chiaro che tutti i genitori che hanno portato i bambini avevano delle patologie, io non volevo passare davanti a nessuno, però vedevamo la bambina che stava iniziando a non rispondere più alle nostre sollecitazioni. Ce l'avevano dimessa alle ore 18 con una glicemia a 64 e quindi io temevo che questa situazione stesse peggiorando e non mi sbagliavo. A quel punto, quando mi è stato risposto che mi dovevo mettere in coda e dovevo aspettare gli altri, io ho perso il controllo. E ho chiamato i carabinieri. Io sono riuscito a parlare con il dottor Dattoli, il quale si preoccupava di come io avessi avuto il suo numero, ma non si preoccupava del suo operato. Lui ha detto che la responsabilità non è del suo operato, ma è dei genitori che portano i bambini, diciamo, in maniera errata al pronto soccorso. Ma qui, in questo pronto soccorso, non esiste nessuna procedura d'emergenza. Ci può essere una gastroenterite in città, un'epidemia, o ci può essere la tranquillità, può essere Ferragosto e sono tutti in vacanza, c'è sempre un pediatra di turno, non cambia nulla, non è stato studiato un sistema materasso per cuscinetto per poter svolgere queste pratiche che lui dice inutili, non è stato studiato neanche un deterrente per far pensare a un genitore prima di portare la bambina al pronto soccorso, il bambino al pronto soccorso ci penso 2 volte perché magari devo pagare poi una procedura con un bollettino immediatamente. Non c'è nessun tipo di interesse. Tu hai chiesto a Dattoli di venire qui ieri sera per vedere personalmente la situazione. Che ti ha risposto? Io ho chiesto al dottor Dattoli di essere presente lì e di venire a parlare con me, con gli altri 100 genitori che erano presenti. Lui mi ha risposto che non aveva bisogno perché conosceva molto bene la situazione, che si verifica ogni fine settimana. Quindi lui ha confermato che è una situazione che si è cancrenizzata e la sua soluzione è raddoppiare il numero delle guardie giurate. Cioè lui fine settimana, invece di mettere una guardia giurata, ne mette 2, perché potrebbe capitare un genitore che, come me, preso dalla disperazione, perde il controllo. Non è questa la maniera di approcciare il problema. Io aggiungo le guardie giurate, non sono io il delinquente da tenere fuori, ma sono loro che devono trovare i modi per risolvere il problema, altrimenti perché sei un manager? Non sono uno impegnato nel sociale, però questa situazione la voglio prendere in carico perché ieri mi ha colpito la disponibilità delle persone e quindi oggi ne sento la responsabilità.